Carlo Di Giglio era sì apparentemente un ordinovista, era l'artificiere, ma era anche il referente della struttura CIA. Quindi questo ci fa già capire come la CIA sapesse tutto di quello che stava succedendo. La struttura CIA che comunque aveva base di riferimento alla NATO, quindi Europa. Per cui queste sono agenzie che hanno un notevole peso e non ne abbiamo delle altre nel 1980, non abbiamo questo tipo di strutture, ma strutture completamente diverse. Certo, i Nardi, Fioravanti non hanno questo livello di infiltrazione. Poi qualcuno dirà, però sono stati coperti, certo, questo indubbiamente. Il ruolo di Gelli, sì, forse c'è, senza forse, c'è nel 2 agosto, Gelli viene condannato per depistaggio assieme ad altri, Belmonte, Musumeci per la precisione, e Gelli è presente nel golpe borghese, Gelli è presente nella vicenda dell'Italicus. Qua però dobbiamo anche fare attenzione, fra i vari tentativi di colpi di Stato che ci sono stati in Italia, Guido Salvini dice potremmo definirla una strategia da tensione, ma anche una strategia del colpo di Stato, perché dopo ogni strage importante doveva seguire un colpo di Stato. In realtà i colpi di Stato che ho studiato più attentamente nel testo, il golpe borghese del 7 dicembre 1970 e il golpe bianco di Edgardo Sogno, non dovevano avere questo, diciamo, appoggio della stampa, non rientrano pienamente in un meccanismo di strategia a tensione, perché mentre l'attentato ha come obiettivo l'opinione pubblica, il tentato golpe ha come obiettivo le classi dirigenti. Si fa un tentativo di colpo di Stato per farne un altro, per spostare quelle stesse classi dirigenti verso un ordinamento più autoritario dello Stato, che è la trama perfetta del golpe borghese. Senza andare troppo lontano, un film apparentemente leggero, godibile, ve lo potete vedere anche facendo quattro risate, Vogliamo i colonnelli di Mario Monicelli, è in realtà straordinariamente informato. Se noi andiamo a rivedere gli atti sul golpe borghese e quello che racconta Monicelli, non tanto nei personaggi quanto nell'uso di quell'evento, troverete una perfetta rispondenza, perché il golpe dei colonnelli scalcinati di Monicelli viene in realtà bloccato e se ne fa un altro, che era la vera trama che doveva condurre al golpe borghese. Ma sono, diciamo, linee di avvertimento per le classi dirigenti. Prova ne sia che la nostra opinione pubblica non ha saputo del golpe immediatamente dopo. Del golpe borghese l'abbiamo saputo dopo tre mesi, 17 marzo 1971. Del golpe bianco di Sogno pure l'abbiamo saputo in un momento successivo. Così anche come piano SIFAR, lo impariamo nel 1967 quando Scalfaro e Iannuzzi fanno l'inchiesta sull'Espresso. Ovviamente se accadono nuove interpretazioni, nuovi documenti, essendo, diciamo, una persona che sui documenti lavora, sono disposto anche a rivedere le convinzioni che al momento vi sto enunciando. Il lavoro dello storico non è mai definitivo, però è importante mettere delle pietre affinché anche altri possano continuare la costruzione. Invece, diciamo, per quanto riguarda le tue osservazioni, direi che sì, purtroppo le persone vengono viste come dei granelli, no? che stanno dentro e dove prevale la ragione di Stato. È chiaro che quando ho scritto questo libro ho provato forte senso di rabbia su determinate vicende e aspetto che
è ritornato anche in diversi lettori. Ho ricevuto diverse mail che mi hanno detto: è veramente un pugno nello stomaco quello che lei scrive. Alcuni hanno detto: io ho smesso di leggerlo. Però è così, cioè come vengono strumentalizzate le persone. L'indagine su Piazza Fontana è considerata ed è realizzata come uno strumento di persuasione. Quindi serve il Valpreda che fa il saluto con il pugno chiuso e il titolo è Il saluto di un assassino. È assolutamente funzionale, purtroppo, anche la morte di Giuseppe Pinelli, perché viene brutalmente strumentalizzata dai giornali e anche un giornale del gruppo Monti, Il Resto del Carlino. Vi ricordo che Attilio Monti è considerato da Guido Salvini un finanziatore della strategia della tensione, arriverà a dire che Pinelli ha consegnato l'esplosivo a Valpreda. Questo lo dice anche il Giornale d'Italia. Quindi sono speculazioni che non possono essere definite, tanto sono abnormi. E il parallelo tra le due figure di Giuseppe Pinelli e di Piero Valpreda torna in quei giorni. Diverse testate, anche conservatrici, danno un giudizio umano positivo su Pinelli. La Nazione, certo, anche questo è un giornale del gruppo Monti, fatto però da un giornalista conservatore ma intelligente, quindi sapeva dove si poteva arrivare cercando di essere credibili, riporta un'intervista di un superiore di Pino Pinelli e dice: era un ottimo ferroviere, era una bravissima persona, non avrei mai immaginato questo, di chi ci potremmo più fidare. E di fronte a questi commenti di chi aveva conosciuto Giuseppe Pinelli, che non erano ovviamente commenti negativi, si adira più di tutti il giornalista Nino Nutrizio, che fra l'altro a Milano conoscete bene, che era il direttore della Notte, nonché maestro di Vittorio Feltri, che dice: adesso se una persona sarà animata da buoni sentimenti, anziché diventare frate, chiederà di diventare anarchico. Proprio questo era un'operazione perfetta di smontaggio sulla stampa. Ma il lavoro di puntuale demolizione e cannibalizzazione di Pino Pinelli lo fa Guida e non Calabresi. Con tutto quello che si potrà pensare di Calabresi, però i grandi artefici di questo disegno sono Antonino Allegra e Guida. Guida in particolare è quello che dice assolutamente funzionale questa morte per quello che sosteniamo noi. Quindi si è ucciso, si è suicidato sul peso delle accuse, poi con un paternalismo, e usiamo solo paternalismo, con questo accenno di paternalismo di lui, fascista nell'animo, dice: io lo capisco, perché avrei al suo posto avrei fatto la stessa cosa, questo è un atto da veri uomini, l'essersi suicidato. Per cui insomma, la speculazione è molto forte, e riuscire a ricostruire un'altra verità, la verità, se questa non fosse soltanto un'entità assoluta, è stato molto difficile, perché ci sono state 3 inchieste per capire come è avvenuta la morte di Giuseppe Pinelli. La prima inchiesta è un'inchiesta informale da parte dei servizi, di cui però ho trovato soltanto riferimenti di sponda. Poi c'è l'inchiesta di Caizzi, che parla di morte accidentale, di cui Dario Fo farà la parodia giustamente arrabbiata, e anche un giudice serio che abbiamo conosciuto per indagini importanti come Gerardo D'Ambrosio fa la terza inchiesta nel 1975 e non riesce ad arrivare oltre all'immagine del malore attivo dell'anarchico Pinelli, senza riuscire a sciogliere il caso, che rimane sospeso. C'è però da dire una cosa importante,
la forte identificazione che in quegli anni buona parte dell'opinione pubblica, della classe operaia, ha avuto di fronte alla vicenda di Pino Pinelli. Molti si sono sentiti coinvolti perché, certo, un attentato può capitare, è accidentale, ma essere trattenuti dalla polizia, essere picchiati o addirittura perdere la vita è visto come un destino possibile di molti. Quindi la famiglia Pinelli riceve moltissime lettere di solidarietà, non soltanto di singoli ma anche di gruppi, di fabbriche, che danno un segnale di vicinanza, ma anche un senso a dire: queste istituzioni dobbiamo cambiare perché siamo a rischio tutti. Non è stato un incidente occasionale, se di incidente ne vogliamo parlare. E questo diventa però anche un segnale positivo, che è una delle parti che smontano il meccanismo di strategia della tensione, che non lo rende più credibile. E mano a mano che quindi arrivano nuove stragi, si capisce subito di chi è la mano. Infatti il 1974 costituisce un boomerang per gli strateghi della tensione. E questa tecnica termina, un boomerang perché si rafforza la sinistra, perché diventa evidente chi c'è dietro. È chiaro che Piazza della Loggia, mettere una bomba in un comizio sindacale antifascista, non potevano essere i rossi, anche se hanno tentato di depistare anche quella, dicendo che la bomba l'hanno messa nel portico dove di solito vanno i carabinieri, però lì certo pioveva, si dovevano riparare. Quindi in ogni caso noi troviamo sempre un tentativo di depistaggio, ma l'opinione pubblica diventa accorta, cosciente, attiva, e per cui produce in realtà un processo che è di restituzione della democrazia ai cittadini, che trova un compimento importante in prove elettorali decisive come quella del 74 sul divorzio, le amministrative del 15 giugno 1975, ancora di più le politiche del 20 giugno 1976. Quello, diciamo, è il massimo compimento, un massimo compimento che si riflette anche con una spinta riformatrice che gli anni 70 hanno, e da questo punto andrebbero rivalutati, perché le più importanti riforme della nostra Repubblica sono in grande misura figlie degli anni 70, figlie di quella stagione e figlie anche di un risveglio della popolazione, che non è soltanto, diciamo, l'attivismo delle ali estreme, è un attivismo molto più vasto, che va dalle associazioni, va a intercettare quello che era un generico antifascismo, anche cattolico, anche democristiano, che trova un momento di risveglio e di significato della Costituzione e dei valori della Repubblica. Mi ha sempre colpito un manifesto durante la manifestazione di Piazza della Loggia, che è fondamentale e che dovremmo sempre tenere presenti se vogliamo salvare la nostra democrazia. La democrazia ha bisogno di verità. Io torno brevissimamente su quella questione del periodo, nel senso, per carità, massimo rispetto per le ricerche. Non c'è nulla di definitivo comunque. Il documento di ricerche, la mia è, come dire, una valutazione politica, assolutamente, che è quella che lo scontro di classe in Italia ha avuto da una parte un fronte armato in vesti progressivamente sempre diverse, però quello era. E voglio dire, in realtà poi la strage alla stazione di Bologna 80 viene, tu parlando dell'Italicus, dici 74, dice che in realtà, ecco, non è più, non siamo più, mi pare l'hai accennato anche adesso, sul terreno della provocazione dei rossi, eccetera, eccetera, ma è una sfida. Ecco. E forse quella della stazione di Bologna è in questo senso, anche se poi anche certo, lì, certo, è una anche sfida. Lì depistaggi, tentativi ci sono stati, eccetera, ma insomma, schema classico. Vabbè, un sacco di cose da dire, ma ne dico una. Sono molto colpito dalle
dei meccanismi di insufflamento da parte dei servizi sulla stampa che tu racconti. E a questo proposito c'è questo su Calabresi. Allora, come ricordate, Lotta continua, comincia a dire Calabresi assassino da subito, da dicembre, cercando di stanarlo e provocare la querela, cosa che poi avvenne. E nelle argomentazioni poi entrò questa famosa cosa: Calabresi, uomo della CIA, è stato addestrato, eccetera, eccetera. In realtà questa era una bufala, ma come Donde dice opportunamente, era una bufala precisamente insufflata da un'agenzia, e quindi probabilmente di derivazione nota, come dire. Sicuramente, un'agenzia legata al Ministero dell'Interno, l'AIPE. Cosa fanno? Attribuiscono al commissario Calabresi delle caratteristiche sono di un altro signor Calabresi, che era effettivamente uno che era Calabrese. Calabrese, però. Giocano anche sull'errore che era stato legato agli americani, ha fatto addestramento negli Stati Uniti, CIA, eccetera. Quindi tutto questo contorno che noi, come Lotta Continua, allora per un discreto periodo abbiamo attribuito al commissario Calabresi, non c'entrava niente. Ed era chiaramente un depistaggio che poi in qualche modo aiuta, in seconda battuta, a tentare di ripulire un po' la figura del commissario, per quanto questi cialtroni di Lotta Continua scrivono è falso, sbagliato, scorretto, inventato, calunnioso, eccetera eccetera, Calabresi è tutt'altro. E poi sfuma tutta una serie di cose che invece negli anni dopo vengono fuori. Faccio riferimento a questo libretto di Fuga e Maltini, che è riuscito in seconda edizione in questi giorni, non ho ancora visto, che è una discreta ricerca sui documenti, e in cui la cosa saliente che volevo segnalare adesso è Calabresi, dopo la morte di Pino, continua a indagare sui movimenti di Giuseppe Pinelli, cercando in qualche modo di incastrarlo, cioè di sporcarne la figura, perché quello, lo diceva adesso Dondi, quello che viene fuori è che dopo un po' tutti cominciano a dire però questo era una brava persona, in realtà sì, Pino, per carità, forse un po' ingenuo, e quindi c'è una necessità di in qualche modo infangare la memoria di Pinelli, e in qualche modo, sia pure alla larga, giustificare il fatto che è stato torchiato oltre misura, che è stato tenuto in fermo illegale, che poi è successo chissà che cosa, è volato dalla finestra e così via. Calabresi fa le indagini polà e cercando di attribuirgli trasporti esplosivi e altre cose, anche su basi completamente cervellotiche. E poi anche documenti, c'è un dialogo riportato a verbale da qualche parte tra Calabresi e Rovelli. Rovelli è la famosa spia, Rovelli è quello dell'impresario musicale, no? Famoso, noto, eccetera, era un informatore della spia, e discutono della possibilità di dire che Pino si è ucciso perché aveva scoperto che sua moglie Licia lo tradiva. È una cosa assolutamente, ovviamente, inventata, eccetera, ma è una cosa che esaminano, un'eventualità che esaminano, possibilità di giocarsi questa carta. No, dico questo perché c'è una necessità di vedere la figura dei Calabresi com'era e di affrontare anche la questione che, per esempio, soprattutto il figlio del commissario Calabresi scrive, insomma, nel suo libro di memorie, che in realtà il babbo era un po' vittima del grande meccanismo. È vero che soprattutto il commissario, il vicequestore Allegra, che
come diranno, la regia dell'operazione. È vero che Calabresi nella notte famosa della conferenza stampa è quello che poi fa ai giornalisti la ricostruzione falsa, ma non è così vero che è vittima al traino di questa cosa, se poi è vero che continua a indagare su Pinelli cercando in qualche modo di inquinarne la memoria. Per cui insomma è un capitolo delicato, ma sul quale io credo che sia importante andare a fondo. Un'altra osservazione vorrei fare è una domanda. Allora, qui abbiamo avuto in Italia una serie di golpe falsi, magari anche tentati veri, qualcosa pilotati da fuori. È vero che il golpismo, certo, di questo tragismo si fermano con la caduta di Nixon e il cambiamento. Con Trump, secondo te, che cosa succede? È una domanda che mi è venuta leggendo. Questa cornice internazionale è fondamentale. Qui sono stati una colonia, ci hanno dettato la politica interna, ci hanno fatto fare i golpe, poi li hanno fermati. Borghesi viene fermato dai americani quando quello già è dentro il Ministero degli Interni, però non è ancora entrato alla RAI. E viene fermato lì sulla soglia perché gli americani, io non so per quale ragione, all'ultimo ha cambiato idea, hanno detto no, forse non è il caso. E secondo te Trump avrà una vocazione golpista nei confronti dell'Europa? Perché se ce l'ha, qui come carne sul fuoco ce n'è, potenziali referenti sui quali far leva non mancano. Ma guarda Piero, parlando alcuni anni fa con un mio collega statunitense, mi diceva che non c'era molto da preoccuparsi di quelli che sarebbero stati i presidenti degli Stati Uniti, perché anche se mettono un imbecille, l'imbecille deve comunque mettere uno staff di intelligenti che sappia far funzionare la macchina, perché è una macchina complessa. Quindi alcuni presidenti hanno prevalentemente funzionato, uno di questi era Ronald Reagan, come frontman, come uomo che dava valori generici. Il caso di Trump, diciamo, la vera minaccia non è tanto per l'Europa, ma è proprio per i cittadini statunitensi, perché potrebbero restringersi gli ambiti di democrazia, come George W. Bush ha fatto con il Patriot Act, in maniera molto, molto netta. Quindi il vero pericolo sta lì. Se rimaniamo alle sue enunciazioni, lui si proclama sostanzialmente isolazionista, cioè cercare di tirare fuori gli Stati Uniti da tutti gli scenari internazionali, o quantomeno da diversi, e uno di questi è l'Europa, che è del tutto anomalo per un presidente repubblicano degli ultimi anni. Ecco, la linea in realtà dei presidenti degli Stati Uniti da Roosevelt in poi non è mai stata isolazionista, di chiusura, ma in realtà una sconfitta nelle strategie di politica estera. Il punto diventa l'equilibrio che avrà la sua squadra di governo nella finanza, che cosa fare delle leggi di Wall Street, i giudici che metterà alla giustizia. Sapete che poi negli Stati Uniti la figura del giudice confina molto di più con quella del politico rispetto all'Italia anche. Non c'è questa scansione più marcata che in Italia c'è. Quindi su questo ancora non lo sappiamo. Ecco, certo che molti spazi di democrazia sono sicuramente a rischio per ora negli Stati Uniti. Poi vedremo che cosa succederà da noi. Quanto al golpe borghese, per rimanere più nel tema, diciamo che la giustificazione ufficiale era che gli Stati Uniti avevano tolto l'appoggio, però Stati Uniti sono vari Stati Uniti, qua un ruolo molto importante
ce l'ha l'amministratore Martin, l'amministratore, l'ambasciatore Martin, che poteva vantare un legame diretto con Nixon, quindi saltare diversi intermediari. E Martin, che era un anticomunista, un falco di quelli proprio che aveva anche tutto un passato militare molto, molto duro, dà il suo assenso. Ma Martin in realtà non è un politico e dà un assenso che è di fatto molto, molto limitato. Poi il golpe borghese ha un'altra caratteristica, che è l'unico colpo di Stato realmente attuato nel suo inizio. Come diceva Piero, i golpisti entrano nella sede più protetta d'Italia, che sarebbe il Viminale, e dentro il Viminale arrivano addirittura nell'armeria. Abbiamo diversi golpisti che si sono portati a casa delle armi dell'armeria del Ministero dell'Interno, come cialtrone, proprio come ricordo, come sparisce la carta igienica nei cessi. Quindi La mia idea è che Borghese sia stato usato per fare questo golpe, perché era anche in una condizione di oggettiva difficoltà, era un personaggio ricattabile, era vicino alla bancarotta, quindi aveva bisogno di trovare dei referenti importanti che potessero proteggerlo. Sull'altro tema che accennava Piero, un altro modo per mettere in cattiva luce Pino Pinelli è stato quello di dire che lui e Valpreda erano amici. Alcuni giornali, segnatamente il giornale di Brescia, dirà vecchi amici. Però il giornale di Brescia è un giornale conservatore che cercava di imitare il Corriere della Sera, come molti giornali di provincia hanno sempre fatto. Quindi diciamo che anche dentro questo legame sibillino, sul quale in realtà non c'era assolutamente nulla di vero, perché la verità era al contrario, era fatta di profondi, profondi dissensi, questo è un altro meccanismo della costruzione. Un aspetto interessante, che un po' anticipa un'interpretazione, è in realtà la conferenza stampa del Ponte della Ghisolfa, che è del 17 dicembre, dove si dice esattamente: il Ponte della Ghisolfa era il circolo di Pino Pinelli, era il circolo dal quale Valpreda era uscito ed era rimasto in cattivi rapporti con buona parte di quei compagni. Si dice: Pino Pinelli è stato ucciso, Valpreda è innocente, la strage è di Stato. Però il mainstream, come dicono gli analisti delle comunicazioni, cioè l'orientamento dell'opinione pubblica, l'orientamento dei grandi giornali, non è su quella linea, e quindi quella conferenza è vista come un piccolo cenacolo trascurabile. Farnetificante. Sì, esatto, sì. Proprio questo. Io c'ero a quella conferenza stampa, sono andato come cronista. E c'era anche Passanisi del Corriere della Sera, che chiaramente smontò. Ecco, Passanisi era un altro che contribuì a creare il mostro Valpreda, ma di fronte a Pino Pinelli ad esempio si fermò, non infierì, ne riconobbe il valore del profilo umano. Per arrivare all'idea della strage di Stato ci è voluto molto tempo, ma soprattutto non è una verità che le nostre istituzioni accettano. Cioè, nelle attuali nostre politiche della memoria, che sono fondamentali per un'istituzione come lo Stato, tutta questa stagione della strategia della tensione è rimasta sott'ombra, è stata espunta. Si parla di terrorismo ed è sempre si parla del terrorismo rosso. Quindi anche, non so, l'icona delle vittime del terrorismo, con tutto il rispetto che merita, è Aldo Moro, ma su Piazza Fontana non si dice più nulla. Perché tutto questo? Lo dicevamo prima. Perché in realtà lo Stato ha un grande imbarazzo a riconoscere le proprie gravi responsabilità. Lo Stato italiano ha avuto un momento di riscatto, e questo dobbiamo riconoscerlo, con l'istituzione della Commissione parlamentare stragi e della mancata individuazione dei colpevoli e dei mandanti.
è stata una commissione importantissima che ha prodotto degli atti nuovi, testimonianze che non avremmo diversamente avuto. Non ha prodotto però una relazione di conclusione, come le commissioni parlamentari normalmente fanno. L'ultimo presidente della commissione stragi, Pellegrino, ha scritto un documento che in realtà resta un documento aperto, cerca di mediare tra varie posizioni, mediando però non dice la verità, perché gli atti giudiziari di Salvini sono molto diversi da quello che dice Pellegrino, ma tuttavia è stato un grande merito da parte dello Stato, su questo glielo riconosciamo, che però non è stato tradotto in una politica civica, in una politica della memoria, e questo invece è un grave limite. In tutta questa ricostruzione della strategia avvenuta, quello che stupisce di più è che comunque la democrazia ha retto, cioè che c'è stata una risposta da parte di una società civile a tutto quello che veniva ordito, sia dallo Stato che dai servizi segreti che cercavano di... che erano in competizione tra di loro, tu lo descrivi molto bene. Eppure ci sono state delle persone che con estremo coraggio e con una grande coerenza hanno portato avanti una verità che non era ufficiale e quindi hanno fatto della vera e propria controinformazione, quindi giornalisti coraggiosi, ma anche avvocati, magistrati che hanno cercato. Per cui noi adesso abbiamo una verità storica che non è suffragata da nessuna verità giudiziaria, nessun tribunale ha riconosciuto dei colpevoli per le stragi. Tra l'altro volevo chiederti anche questo, no? Però di processi ce ne sono stati tantissimi e tu saprai che le associazioni delle vittime di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia hanno fatto digitalizzare gli atti dei loro processi attraverso l'archivio Flamini e hanno creato questa rete degli archivi per non dimenticare, in modo che fossero fruibili. Ecco, il valore di ciò che si è svolto all'interno dei tribunali è un documento, sono dei documenti che possono essere utilizzati dagli storici, ma è vero che c'è una legge che dice che tutto ciò che è anteriore al 1980 come documentazione prodotta dai tribunali nelle varie udienze va distrutta? No, non mi risulta questo. Chiaramente per uno storico la fonte giudiziaria è una fonte classica, è però una fonte molto complessa, molto lunga da dipanare. In realtà lo storico non è il giudice, si lavora su elementi diversi. Il giudice deve appurare la colpevolezza di un individuo. Lo storico non deve tanto fare questo, ma deve ricostruire un contesto. Io quello che ho cercato di fare è quello di ricostruire un contesto allargato di strage. Poi chiaramente dentro mi devo anche occupare delle vicende giudiziarie, delle vicende dei singoli. Ma io non devo, gli storici in generale non devono emettere delle sentenze. Le opere storiche, secondo me, che hanno valore devono restare opere aperte, nel senso di mettere tutta la documentazione a disposizione. Diverse cose si possono trovare anche in rete, dei documenti che io inserisco, consapevole di questo fatto, che la storia non è una scienza esatta, per cui io posso dare il percorso che ho compiuto e quindi diciamo do conto al lettore, do il tracciato di un percorso scientifico, ma non è detto che rifacendo lo stesso percorso, dato che la storia non è una scienza esatta, altri studiosi che si cimentano su questo argomento possano necessariamente arrivare a una conclusione identica. In questo punto dobbiamo considerarla come un'opera che è anche aperta. Ciò non toglie però che ovviamente creando anche altri lavori si possa creare un canone interpretativo consolidato che arrivi a delineare una verità storica dai contorni più definiti. Qua noi ci trovavamo in una situazione dove
non avevamo nemmeno i contorni di una verità storica. Quindi il tentativo che è stato realizzato con questo libro è stato questo. Diceva prima Claudia anche dell'importanza di molti giudici, ma non dimentichiamoci quanto questi giudici sono stati ostacolati nella loro vita privata, nella loro carriera, e parlo di Stiz, parlo di Tamburino, lo stesso Violante, cioè tutte indagini che sono state considerate scomode. Stiz, ad esempio, che era un grande giudice, viene retrocesso al tribunale civile, gli tolgono l'inchiesta sui neri e passa al tribunale civile. E l'altro aspetto da considerare, sempre questo anno chiave nel 1974, si sarebbe potuti andare molto avanti nel 1974, perché eravamo arrivati a un punto davvero vicinissimo alla verità. L'indagine del giudice Tamburino alla fine del 1974 mette sotto accusa e fa arrestare il capo dei servizi segreti Vito Micelli. Siamo arrivati al vertice, l'ultimo diaframma, e poi c'è la politica. Il ruolo della politica qual è in questo contesto? Non, diciamo, da storico non ho trovato dei documenti che mi dicono che il coinvolgimento del tal politico è stato veramente rilevante, così ampio. Come scrisse nella terza settimana di dicembre l'Observer, nessun politico italiano ha mai ordinato una strage. Ma possiamo dire che diversi politici italiani hanno ritenuto che una strage potesse essere funzionale a cambiare degli equilibri. Il fatto che queste agenzie della guerra fredda, questi Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, Fronte Nazionale, fossero fortemente infiltrate, ma infiltrate ad alti livelli, ci fa ovviamente supporre che una parte della classe politica, vogliamo dire il ministro dell'interno, il presidente del consiglio, il ministro della difesa, fossero informati di tutto questo. Va riconosciuto fra i politici a Paolo Emilio Taviani di essere stato l'unico, in sede di commissione parlamentare stragi, l'unico politico che ha raccontato una verità diversa rispetto alla verità ufficiale. A parte che lui dice la strage di Piazza Fontana, ma lo troverete su tutte le stragi, non doveva avvenire, quella bomba doveva esplodere con gli uffici vuoti, il protrarsi delle trattative causò la strage, ma è una foglia di fico, noi ci dobbiamo misurare con quello che è realmente accaduto. Lui va oltre e dice che chi aveva ordito queste esplosioni erano persone serie, quindi fa capire molto bene che sapeva chi erano queste persone, e anche da come si muove lo stesso rumor, dalle indiscrezioni che i giornalisti tipo Enrico Mattei nelle sue memorie ci dice, comprendiamo che queste persone sanno veramente che cosa è successo e lo sanno subito. Forse l'unico che non lo sa subito e che si informa è Aldo Moro. Aldo Moro viene avvisato in maniera del tutto anomala il 12 dicembre. Il 12 dicembre Aldo Moro si trova a Parigi, al Consiglio d'Europa, nel quale si sta discutendo l'estromissione della Grecia dal Consiglio d'Europa. È un'estromissione simbolica, perché vuol dire che la Grecia, che pure si proclamava democrazia, la Grecia dei colonnelli, democratica non era affatto, che stava violando i diritti umani. Viene avvisato in maniera anomala da degli emissari del Partito Comunista che gli dicono «Onorevole, torni, perché qua la situazione è piuttosto grave». E Aldo Moro, quando torna, fa fare un'indagine ai carabinieri, i quali riescono in pochissimo tempo a definire il contorno di quella strage, la mano nera. E c'è un colloquio, secondo me è stato un colloquio drammatico, 19 dicembre probabilmente, tra Aldo Moro e Saragat, su come trattare, come uscire da questa vicenda.
colloquio che Cossiga nega decisamente, ma sui quali abbiamo diverse testimonianze non collegate tra loro che invece ce la confermano. Lo ritiene plausibile il giudice Guido Salvini. Fonti inglesi ci dicono che quelle fonti dell'intelligence inglese, che quel colloquio c'è stato. Il giornalista Bellini, che riprende dalla fonte inglese, anche lui ritiene che questo colloquio ci sia stato. Gianna Deglio Maletti dice che quel colloquio ci fu. Dice, non so in che tono avvenne, ma sicuramente ci fu. E anche Andreotti, che in commissione stragi negava tutto, di fronte a precisa domanda su quel colloquio, disse: non mi sento di escluderlo, risposta andreottiana, ma dalla quale noi capiamo molto bene che cosa è probabilmente avvenuto durante quel colloquio, che ci fa capire tutto il condizionamento che noi abbiamo subito. Moro avrà detto sicuramente a Saragat che sapeva la verità, e però sarà andato anche più avanti dicendo: adesso però basta sfruttare, strumentalizzare queste stragi per realizzare il seguito di un partito dell'ordine o di un partito presidenziale. Su questo ti devi fermare. E infatti Saragat esce di scena, il suo protagonismo termina dopo il 12 dicembre. In cambio però Moro che cosa ha concesso? Ha concesso che rimanesse per l'opinione pubblica la pista anarchica. Allora, noi qua riusciamo a comprendere un aspetto che già era insito nel piano Sifar, cioè l'impossibilità di poter arrivare alla verità, cioè questi squarci che noi abbiamo, in realtà ci tolgono e ci hanno tolto molto spesso una parte di verità importante, fondamentale per la nostra democrazia. Anche il piano Sifar, che è altrettanto importante per capire come funzionano le cose in Italia, 1964, in realtà non viene denunciato dai politici. E ne ho parlato anche a lungo con la figlia di Aldo Moro, Agnese, dicendole: certo, però il piano Sifar, se tu ci pensi, lo fanno contro tuo padre. E lei ha detto: sì, papà lo sapeva benissimo, ma non l'ha mai denunciato perché ha temuto che la denuncia facesse crollare le istituzioni repubblicane. Quindi avevamo una repubblica così debole, la ragion di Stato, avevamo una repubblica così debole che non poteva reggere la verità, e al tempo stesso quel compromesso Saragat-Moro, di fatto un compromesso al ribasso, perché non cambia l'inerzia delle indagini. E diciamo che la strategia della tensione, se vogliamo, fino al 1972 funziona. Andiamo a vedere i risultati di quelle elezioni, c'è un avanzamento.